Bentrovati a questo appuntamento con lo speciale TG8, ospite in studio Giussi Malato. Grazie per essere qui con noi. È un'ampia presentazione, facciamo di Giussi Malato, un ex pallannotista notissima, italiana, che giocava nel ruolo di centroboa. Centroboa, esatto. che cos'è esattamente? Esattamente, è il fulcro dell'attacco dell della squadra. Quindi il train, in qualche esatto, modo esatto, quello squadra. che finalizza l'azione della squadra. Nel 2003 vince prima donna, la calottina d'oro, premio assegnato annualmente a quello che viene considerato il miglior pallanotista del mondo. Un bel riconoscimento, questo. Sì, È un po' come la, il pallone d'oro. Il pallone d'oro è. A, a, carattere europeo mentre invece la calottina d'oro è a carattere mondiale sono stata l'unica donna a vincerlo quindi per me è un grande orgoglio dopo il ritiro avvenuto nel 2005 ha vinto da allenatrice scudetto e coppa campione alla stagione 2008 pochi giorni dopo l'esono ha deciso di tornare in acqua come giocatrice e allenatrice la sua squadra storica è l'Orizzonte con cui ha vinto in Italia 14 scudetti consecutivi in Europa 6 coppe dei campioni un risultato straordinario questa. Sì, diciamo che l'Orizzonte ha una storia che risale dagli anni 80 e io faccio parte di quella storia. Anche con la nazionale, il cosiddetto sette rosa, ha ottenuto moltissimi allori, giochi olimpici, oro 2004, campionati mondiali, oro 98 e 2001, argento nel 2003, bronzo nel 94, campionati europei, oro nel 95, 97, 99 e 2003, argento nel 2001, bronzo nel 1991, non so se ci siamo dimenticati qualcosa, Mi pare di no. però c'è già tanto insomma. Sì. Sì, sì, abbastanza. Se la racconta i suoi figli, ancora sono piccolini, Diego, quattro anni e mezzo, Matteo, appena arrivato, insomma, alcuni mesi. Quattro mesi e mezzo? Sì, no. ogni tanto Diego guarda le foto, guarda le coppe e mi chiede: mamma, ma perché tu hai vinto così tanto? E, e, quindi comincia a fare le prime domande, le prime curiosità. Poi i suoi compagnetti mi conoscono, di, di classe, mi conoscono come Giusi Malato, quindi la mamma di Diego, Giusi Malato, per lui è. Una cosa bella, insomma, che i suoi compagnetti mi riconoscono in questa maniera. Lei tra virgolette è stata contagiata in famiglia perché c'era il papà che era eh, pallanotista, sì. la madre nuotatrice, e poi c'era anche il fratello. Mi pare che sì. bazzicava. Noi siamo figli d'arte sì. perché mio padre era un ex pallanotista, giocava a mare con il pallone di cuoia ogni una, quando si gioca con la Picanello di tanti anni fa, degli anni 60, e invece mia madre era una nuotatrice, una ranista. Eh, per cui io non ho un ricordo di quando ho cominciato a nuotare bene o quando ho cominciato a palleggiare perché ah. sono, è cresciuto insieme a me insomma, ma è così. vero che su, lei è nata il 9 luglio sì. è vero che un mese dopo suo papà la buttò a mare dagli scogli assolutamente sì mi ha buttato proprio eh, l'ex Lido Le Rocce che prima si trovava sotto un bar famoso del lungomare di Catania oh, eh, eh. mi buttò da uno scoglio C ho anche la foto quindi è eh, testimoniata dal dalla fotografia perché non ci credevo quando me lo disse, ma invece c'era la foto. Ha fatto la stessa cosa con i suoi figli? No. No no, 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 io sono un poco più umana. Eh, sono tutte e due entrate in acqua? Assolutamente sì, però sì. in piscina per adesso. Senta, presumo che per giocare a pallanuoto bisogna intanto saper nuotare e nuotare bene perché bisogna galleggiare per tutto il tempo del, dell'incontro. Assolutamente sì, è uno sport molto faticoso, è uno degli sport più faticosi perché eh, hai la resistenza dell'acqua, la resistenza dell'avversario, quindi devi avere capacità a non indifferenti ah, se, uno ci si stanca, se uno si stanca si può appoggiare all'avversario o a un compagno di squadra? <ride> in genere non ci si appoggia eh. ci si spinge, è un poco più di contatto ah, quindi come si se... fa un'operazione esatto. diversa quando eh. uno è stanco da, da una spinta esatto. è un modo per come dire, allentare la tensione Ma quando sei in partita non senti molto la stanchezza la senti più dopo perché chiaramente ti alleni per sopportare un'ora di partita e anche pesante quindi in acqua non senti tanto la stanchezza la senti poi dopo il match perché cala l'adrenalina, calano tutti i recettori. Pallano nuoto viene considerato a torto uno sport minore? A torto uno sport minore, sì. Però per quanto riguarda almeno Catania e la nazionale italiana diciamo che noi siamo uno sport maggiore. È uno sport più femminile o maschile? No, Ed la Palano... è uno sport più consigliato ai maschietti o alle femminucce se si vuole iniziare da piccolo? La pallonotte è uno sport eh, prettamente maschile, infatti noi come nazionale femminile abbiamo dovuto lottare affinché okay. ottenessimo determinati risultati, eh, però è molto seguito dalle, dalle femminucce anche grazie ai successi ottenuti dalla nazionale. Male. Senta, Tra le curiosità, leggo che è una brava cuoca. Il suo piatto preferito è la parmigiana, sì. però evita di farlo perché altrimenti la finisco in un minuto. Un minuto. Sulla subito. Assolutamente la finisco in un minuto, per cui evito di farla. Eh, mi piace molto cucinare, mi piace stare ai fornelli quando ho la possibilità. Perché lavorando non è sempre tanto facile, avendo due bambini piccoli neanche tanto. Per cui, quando ho la possibilità, mi piace, fare, mi piace cucinare. Lei ha frequentato Lombardo Radice? Pensava di fare che cosa? La maestrina o un, un istituto diverso? No, in realtà io ho scelto il Lombardo Radice perché all'epoca era 4 anni e volevo entrare all'ISEF per fare sì. il corso dell'ISEF. Così è stato. Infatti, io a 16 anni e mezzo mi sono diplomata, a 17 sono entrata all'ISEF, solo che, però purtroppo all'ISEF ho avuto dei bastoni tra le ruote, per cui ho lasciato. È stato meglio così, insomma. Ho fatto una scelta. Rimpianto? No, no, rimpianto no, perché poi de, 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 la scelta che ho fatto è stata premiata dalla, dalle vittorie, dalle varie vittorie. Perché o facevo, studiavo o davo spazio allo sport. Sono stata premiata nella costanza e nella scelta. A scuola ero dirigente, lei ha scritto, ma a volte copiavo. Copiava per pigrizia o per comodità o cos'altro? No, allora mi capitava spesso di non essere presente alle lezioni di matematica, tra, sì. tra l'altro io non, ho, non amo molto la matematica per cui eh, avevo difficoltà poi nei compiti in classe. Eh, e copiavo, a volte bene, a volte anche male. Ma c'era qualche compagno qualche compagno insomma, che eh, eh, la agevolavano in, questo, in questa operazione alcuni, di copiato? Alcuni mi agevolavano, altri invece mi ostacolavano, addirittura portandosi dei, dei, dei vocabolari di tutta altra materia, vedi, latino, francese, quello eh, o italiano. Per fare una sorta di fortino così? Assolutamente. E però poi diciamo che le mie maniere erano abbastanza convincenti da far desistere eh, la resistenza. <ride> sì, il nuoto è uno sport sicuramente completo, dicono tutti, insomma è quello che è più consigliato eh, come attività da praticare. Sì, sì perché eh, intanto è a scarico corporeo, quindi la, la colonna vertebrale e tutte le articolazioni ne, ne trovano beneficio. E poi perché il meccanismo che si sviluppa è un meccanismo aerobico che allunga il muscolo e quindi vi fa sentire... Bene, poi c'è il massaggio dell'acqua, insomma è un po'... Una, una serie di cose che ti fanno stare bene e si può fare a tutte le età, non solo i piccolissimi, ma anche eh, come dire, in età avanzata. Sì, 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 assolutamente. Anzi, è più consigliato, è, consigliato, è molto consigliato alle persone più avanti con l'età appunto per questi problemi di articolazione essendo a scarico corporeo non, non subiscono traumi ulteriori. I periodi d'oro della pallanuoto sono in qualche modo tramontati, o è stato un periodo felice quello. Eh, o cos'altro? Allora è normale che nelle cose c'è un, uh, un crescendo e poi c'è un, de un decrescere, non uh, ci sarà un periodo in cui la nazionale e eh, l'orizzonte, per quanto riguarda Catania, cederà il passo ad altre, ad altre squadre. Eh, però se si lavora bene, io credo che, è come stanno facendo, credo che si possa ritornare sul tetto d'Europa e sul tetto del mondo con la nazionale. È normale, c'è un ricambio generazionale, quindi il sette rosa di una volta, adesso sono tutte ragazzine piccole che stanno cominciando ad, a, ad affacciarsi a questo mondo. Eh. Nello Russo cosa ha rappresentato, cosa rappresenta per Giussi Malatola? Nello Russo era il, eh, il presidente dell'Orizzonte, era il mio presidente. Questa è una domanda un po' particolare perché non ci siamo lasciati bene quando eh, mi hanno esonerato dall'orizzonte, però devo dire che grazie a lui e grazie alla sua tenacia io ho vinto quello che ho vinto nella mia città, essendo orgogliosa di essere catanese. Nel futuro di Giusi Malato che cosa c'è? Nel futuro di Giusi Malato c'è Calcio Catanio perché io sono responsabile della piscina di Torre del Grifo Village, e stiamo cercando di formare delle piccole squadrette di Vallannuoto, stiamo facendo un buon lavoro con, con il pubblico perché abbiamo più di 4.000 iscritti, per cui il servizio che dà Calcio Catania al pubblico è veramente lodevole. Senta, stiamo vedendo delle immagini, lei ricordo queste immagini sono un po' datate in qualche modo, parliamo di, di forse più di dieci anni fa. Ah. ma, sì, ma la piscina d'inesima, credo. Sì, qui. sì, 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 sì. Eh, una partita contro. Questo è il mio rigore. Io, per esempio, ero una rigorista, sì. un attaccante pura. però pur essendo un attaccante pura, mi avevo più piacere a far far gol, un bel gol a una mia compagna di squadra che a farlo io. C'era un bel gioco di squadra, sì, insomma. Sì, mi, un, io sono una donna spogliatoio, eh, a tutti gli effetti. Molto altruista? Eh, altruista, molto C'era eh, anche grande partecipazione di pubblico, vediamo da queste immagini. Insomma, erano molto partecipati gli incontri. Sì, sì, ma noi sempre siamo stati seguiti da parte del pubblico catanese perché altronde eh, le realtà sportive sono poche e vincenti ancora di meno. Quindi adesso c'è il calcio Catania, ma prima questo non c'era, quindi tutti si riversavano in piscina. Tra l'altro, questa credo che sia una Coppa dei Campioni. Sì, era una, un momento importante. Insomma, sì. eh, c'è una parte finale, poi non so se, se riusciamo a vedere. Sì. Qua, qua Ma sono un paio di. perché c'è allora. Questo è Orizzonte Mediterraneo. Quindi un derby. Un derby che abbiamo vinto noi. Uno scudetto che abbiamo vinto noi in casa contro l'Allora la, la, Mediterraneo Catania. Abbiamo delle altre immagini che vogliamo far vedere che sono invece in esterna, un incontro che si è svolto credo sul litorale Ognina, probabilmente San Giovanni Licuto o il porticciolo di Ognina, non so, eh, adesso ce li proporranno, ci dirà lei insomma, se riconosce queste immagini, c'è anche lei in acqua. Sì, questo praticamente è la Beach Water Polo, sì. è un, un campionato che si fa in estate a mare e qua nella fattispecie siamo a San Giovanni Licuti. Eh. Sì, 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 ecco qua, ecco, su, 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 Sono eventi che non vengono più riproposti, o che potrebbero essere riproposti. No, questo si fa, si fa, però non si fa più qui in Sicilia, ma si fa in Liguria. Eh. Lei è Lilia Lucci la mia compagna di, di stanza di tante avventure della nazionale. Eh, è un peccato, insomma, che non si faccia più nella nostra terra. Eh, ma lo dovrebbero organizzare. In, in realtà, per quanto riguarda pallanuoto in acqua, se, se ne occupa la Catania in questo momento che organizza dei tornei alla Playa. Per avvicinare i ragazzini allo, alla pallanuoto. Però, così questa manifestazione così non, È un peccato che non se ne facciano più, è vero? Ah, ma la pallanuoto, ma anche il calcio ed è una curvaiola, cioè va <ride> proprio in curva a tifare il, il Catania, insomma sì. a gridare assieme agli altri tifosi? Sì, fino all'anno scorso andavo in curva, sempre stata abbonata di curva nord. Eh, addirittura sono andata anche con la pancia, col pancione, e quando il Catania segnava si allontanavano tutti da me perché per proteggermi. <ride> Senta, tra le altre curiosità che ho letto, una volta ehm, ho copiato talmente male che il professore mi ha dato un, Uno meno meno. Uno meno meno addirittura. Che compito era? Che, era il che... compito di matematica. Ma ah, sempre matematica. Sì, Perché, perché io in italiano, nelle eh. materie Ma I conti a casa ne... chi li tiene? Il marito? Sì, sì. Perché eh. non, non, è, non è. ci ha messo le mani avanti, certamente. Cioè assolutamente. Io, non me ne sì. intendo, meglio, io sono conscia dei, dei <ride> delle mie lacune. Eh, sì, ho copiato male, praticamente ho, ho saltato un passaggio e ho copiato male il risultato finale. Sì. Il professore, chiaramente, si è accorto che avevo copiato e ho copiato male, quindi non solo hai copiato, hai copiato anche male. Quindi uno meno meno per recuperare quel l'uno meno meno. Senta, del Sono latino suonata. che cosa mi dice, del professore di latino in particolare? Della professoressa di latino. La ah, professoressa. Sì, la professoressa di posta? latino, sì, perché mi massacrava. Siccome sì. io eh, andavo in trasferta sabato e domenica con la squadra, sì. il lunedì a volte non andavo a scuola. Perché ero stanco, perché tornavamo in treno e tornavamo lunedì mattina, o perché non avevo studiato e quindi non volevo fare brutta figura. Eh, e lei mi massacrava, mi diceva sempre: Non, non farai niente, sarai una fallita. Tu continua con lo sport. E mi ha massacrato, talmente, mi ha massacrato. Il primo anno e mi ha lasciato il latino a sì. settembre, mi ha rimandato il latino a settembre con uh, 5 e mezzo. L'ha rincontrato qualche volta? Insomma, non ho avuto il piacere di rincontrarla. Eh. Perché poi lei era anziana, quindi poi lei se n'è andata. Eh, però non c'è stato il tempo. No. Senti, è vero che una volta papà è venuto in un corteo, lei ha partecipato sì. a una manifestazione, aveva fatto Calia, diciamo. Sì. Avevo vabbè. fatto Calia, La mia prima Calia, il eh. mio primo corteo Speranza Giovanile. E papà è venuto al corteo non per partecipare al corteo, <ride> ma per fare che cosa? <ride> Venirmi a prendere per l'orecchio e farmi fare una bella, brutta figura davanti ai miei compagni di classe perché non voleva che partecipassi al, al corteo, perché non sapevo neanche di che cosa si, a che, di che cosa si manifestasse. Era un corteo politico. E. Eh. Eh. E quindi all'occasione per, per fare, non fare lezione, per, non andare, per mm. non andare a scuola, ma da allora non ha più partecipato ad altri cortei? Oppure no, ho partecipato, però gliel'ho detto. Ah. Sì. E ho... ha consentito. Insomma. Sì, sì, Avete sì, messo sì, le cose sì. in chiaro? Sì, sì. Con la squadra, andando in lungo e in largo, ne ha combinate tante. Abbastanza. Eh, eh, molti scherzi. Molti anche gavettoni? Sì, eh. uno in particolare al presidente Nello Russo. Eravamo la prima Coppa dei Campioni nel 1992 a Barcellona. Sì. Era, avevamo vinto tutte le partite, quindi l'ultima sera era Goliardia allo Stato puro. Eh, lui doveva andare alla scena ufficiale, quindi era tutto quanto in tiro, cravatta, giacca, cappello, sopravvito... Eh, abbiamo riempito una busta nera 120 di acqua e gliel'abbiamo <ride> lanciata dal terzo piano. Eh, L'immagine che ho del presidente Lorusso è di questo cappello con le falde appiccicate alla testa eh, che ce ne diceva di tutti i colori. Non l'ha presa bene, diciamo. No, no, però noi ci siamo divertite tanto. <ride> Senti, era brava in italiano, però ho saputo. Sì. Me la cavavo abbastanza bene in italiano, sì. Esatto. sì mi piaceva molto, infatti all'esame di maturità ho dato italiano e storia. Lei è tifosa del calcio Catania e devota di Sant'Agata. Sì, sono devota senza sacco, sì. perché secondo segue me... segue tutti i tre giorni insomma, di festa? Di Quando che... ero più giovane non avevo impegni familiari, assolutamente sì, anzi andavo nel cordone, ero sempre presente, seguivo tutti i due giorni di festa. Adesso mi è più difficile, quindi la seguo da lontano con le preghiere e poi vado a vedere, la vado a vedere in piazza del Carmelo, che mi è più facile da portare per, per i bambini più che altro, perché anche loro hanno il sacco. Senta, lei è amante degli animali, mm -mm. Eh, la sua casa, a casa è circondata da, sì. da animali, sì. eh. manca solo il cane, perché sì. poi abbiamo un gallo, le galline. I polli, galline i gatti, fanno le uova pure le galline assolutamente sì. Ovaiole che fanno le uova quindi eh. i bambini mi figli. se ne figli, occupa lei o se ne occupa io? ce il... ne occupiamo insieme, però diciamo che le galline mi riconoscono di più perché io porto da mangiare. Ah, Quindi sembro la chioccia con i pulcini quando porto da mangiare alle galline. Quindi ha spazio sufficiente sì. evidentemente. Fortunatamente per... eh, vivo in una villetta per cui c'è lo spazio per l'orto che si ah, anche sì, eh. che cura mio marito. C'è un ritorno poi all'orto perché la crisi e anche la voglia di mangiare cose un po' più sane sì. eh, sta in qualche modo indirizzando tanti a curare piccoli appezzamenti di terreni. Sì, sì, eh. ma poi è anche un una valutazione di sfogo perché lo devi curare non è poi pianti e lasci i perdere assolutamente sì. insomma un minimo di manutenzione quindi, di attenzione e è quindi anche, anche questo più c'è la passione eh, unisci l'utile al direttevole eh. e questo cos'è il tempo libero uno svago uno, un impegno un è lavoro. un impegno è un impegno perché comunque sia gli animali che, che l'orto ti, ti portano via tanto tempo però è un impegno piacevole per cui non, non senti la fatica magari la domenica di alzarti presto per pulire il pollaio piuttosto che levare le erbacce dall'orto. Mm -hmm. E i bambini, soprattutto Diego, insomma, che è più sì. grandicello, insomma, piace questa cosa, insomma, questo contatto sì. con, con gli animali, con la natura. Sì, però ancora essendo bambino l'animale lo vede come un giocattolo, per cui ancora sì. non, non dosa bene le forze, diciamo così. Eh, Saranno i genitori insegnarli a insegnargli a trattare bene gli animali. Senta, tornando allo sport, si dovrebbe fare più sport a scuola, cioè la scuola dovrebbe essere in qualche modo reimpostata e quindi avere più lezioni, più ore dedicate alle attività sportive? Sì, e dovrebbe essere anche impostato il metodo di, di insegnare lo sport a scuola. Io non so adesso come, come funzioni, però ai miei molte tempi... In molte scuole si fa insomma un po' di esatto. attività ginnica all'interno della palestra, nulla di più, insomma e qualche no, incontro invece, di calcio... E invece sarebbe bello portare i ragazzi in piscina, per esempio, o, piuttosto che a un campo sportivo... Eh, oppure allo stadio oppure a vedere un, in, un incontro di pallanuoto, sarebbe bello. Cioè fargli assaggiare le varie ehm. discipline, insomma, quantomeno metterli a conoscenza di quello che fa. Una partita di rugby sarebbe bello. Bello vedere tutte le scuole allo stadio, in piscina o uh, al campo di rugby. Senta, se non avesse fatto quello che poi ha fatto e quello che fa, insomma, cosa le sarebbe piaciuto se potesse um, magari ritornare un po' indietro, resettare tutto? Forse la maestra, eh. quindi c'era eh. la maestra, quindi avevo ragione. Insomma, che voleva sì, maestra. Per, perché io ho una, eh, una predisposizione nel, con i bambini. Sì. Eh, sono un po' mamma chioccia, quindi ho una predisposizione nel rapporto con i bambini. Per questo avevo, ho scelto inizialmente Lombardo Radice, poi ho pensato di fare Lisef. Bene, noi la ringraziamo di essere stata con noi. Le auguriamo un buon lavoro e complimenti Grazie. per tutto quello che Grazie ha fatto. Mille. Insomma, per i successi. Abbiamo avuto modo di conoscere un po' più a fondo, Giussi e Malato, e fare un piccolo tuffo nel passato, ma parlare anche del presente e del, e del futuro. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, appuntamento alla prossima volta per un'altra puntata di Speciale TG8.